Ragazzi, ascoltatemi bene. In questo episodio abbiamo speso 80 milioni per un calciatore. Ma nel prossimo video ne spenderemo circa 140 per un altro. Se questo video arriva a 10.000 like entro stasera, so che è impossibile, ma arriviamoci, 10.000 like, io ve lo carico subito domani. E attivate tutte le notifiche perché domani non potete perdervi l'acquisto da 140 milioni. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 60 con la carriera allenatore con il Napoli. In questo video andremo a terminare la stagione, faremo gli ultimi giorni con tutti quanti gli allenamenti e inizieremo la stagione successiva con tanto di calciomercato. Questo episodio infatti sarà basato, si concentrerà soprattutto sul calciomercato, perché voglio assolutamente migliorare questa rosa. Non sarà facile, però ci voglio provare. Innanzitutto, in questi giorni in cui non ci sono partite, voglio allenare i giocatori che sono quelli più deboli, diciamo, della squadra, ovvero tutti quelli che hanno 86 di valutazione: Jordi Alba, Zielinski, Florenzi, Insigne e Belotti. Non ho contato Rakitic perché lui ha già 30 anni, 31 se non sbaglio, quindi calerà, e voglio puntare su altri giocatori. Eccoli qua, li ho sistemati. Questi qui sono i 5 giocatori che andremo ad allenare, sperando di farli arrivare tutti quanti ad 87 per la prossima stagione. Questo qui è l'obiettivo. Premio torneo intanto: 5 milioni e 8 per aver vinto la Coppa Italia, perfetto. E Allan si lamenta perché vuole giocare di più. Ha ragione Allan, però nell'ultima fase della stagione abbiamo giocato una partita ogni settimana e quindi lui non ha avuto spazio. Bifulco e Gallo sono in scadenza. Io sinceramente non vorrei rinnovare Bifulco, ma vorrei rinnovare solo Gallo, perché Gallo è un centrocampista di 76 che può crescere assolutamente, perché se non sbaglio è anche molto giovane, 19 anni, quindi assolutamente. Gli offro un contratto di 4 anni con 650 euro a settimana. Io direi che li merita assolutamente. Ci sono giocatori di 76 che prendono molto più di lui. Poi il budget è di 70 milioni. Cioè, io nonostante la sconfitta in Champions, perché per noi è stata una sconfitta essere arrivati solo agli ottavi, abbiamo avuto un budget di 70 milioni. Allora, la prima cosa che voglio fare è assolutamente mettere sul mercato Niang, perché come ho detto anche se non sbaglio nell'ultimo episodio, Niang è quello che mi ha deluso un po' di più. Quindi lo metto sulla lista dei trasferimenti. E andiamo subito a chiedere informazioni, signori, per Verratti. È il mio obiettivo principale per questa finestra di mercato. Verratti ha 26 anni, ha 90 di valutazione, uno dei migliori al mondo, e io contatto il Paris Saint Germain per acquistare. Mi dicono che devo offrire intorno agli 83 milioni. Però adesso che ci penso, io ho Niang da buttare fuori, da liberare. Se io vado ad offrire 50 milioni per Verratti e poi ci aggiungo come contropartita Niang, che ha una valutazione se non sbaglio intorno ai 30, eccolo qui, 28,5, intorno ai 30 arriviamo quasi ad 80 milioni. Quindi è un'offerta che il Paris Saint Germain può assolutamente accettare. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. 80 milioni quasi per Verratti. Poi se non sbaglio io Niang l'ho pagato anche 34-35, adesso non mi ricordo bene. Offerta troppo bassa, non sono interessati al giocatore e vogliono un'offerta più alta per Verratti. Ok, io Niang comunque ce lo butto dentro perché me ne voglio liberare e vado a mettere 10 milioni in più, quindi 60 milioni più Niang, in totale 90 milioni per Verratti. Offerta per Zielinski intanto: 43 milioni dal Chelsea. Io rifiuto e vieto anche ulteriori offerte perché Zielinski non si muove, ragazzi. È titolare, lo sto allenando, lo voglio far crescere, quindi Zielinski non si muove. Giocatore rientrato dal prestito, Luperto. Ok, offerta per Zuma, assolutamente no. 69 milioni, mamma mia ragazzi, abbiamo una rosa veramente straordinaria. Io però rifiuto l'offerta e posso chiedere anche di più, ragazzi, posso chiedere anche di più. Però io vieto, perché altrimenti noi ci indeboliamo. Io non voglio assolutamente indebolirmi. Offerta di trasferimento
detto per Niang. Ok, ok, ragioniamoci, ragioniamoci. 25 milioni per Niang. Io provo a fare una controfferta perché voglio almeno 30, 35. Proviamo con 35 e vediamo che cosa ci dicono. 35 milioni per Niang. Avremmo un budget poi di 105 milioni e quei 105 milioni li andremo poi ad usare per Verratti. Poi sto pensando anche di vendere Salah, ragazzi. Sto pensando di vendere Salah perché non mi sta convincendo tanto neanche lui, sinceramente. Abbiamo rifiutato un'offerta per lui, se non sbaglio, a gennaio, e l'abbiamo inserito anche nella lista dei trasferimenti. Perfetto, ho controllato perché così magari lo potevamo aggiungere se non l'avevamo messo. Offerta troppo bassa. Allora aspettate un attimo, aspettate un attimo, così io vendo Niang e poi faccio l'offerta clamorosa per Verratti. Offerta del Southampton per Niang. Hanno accettato, hanno accettato. Perfetto, perfetto. 35 milioni, Conti si lamenta. Conti, non ti preoccupare che a te ti faccio giocare, anche Allan. Io sto facendo giocare i titolari in questo piccolo torneo perché ho bisogno dei 12 milioni di premio. Offerta per Salah, eccolo qui. Offerta per Salah, 30 milioni. Potrei venderlo Salah, assolutamente, però faccio una controfferta di 50 milioni, la sparo lì. Offerta per Tonelli, ancora. Tonelli è uno dei più richiesti. Io per il momento rifiuto. Poi non si sa mai, più avanti. Voglio un attimo risolvere la questione Verratti. Poi se vendo Salah devo anche prendere un sostituto. Quindi aspettate un attimo. Premio torneo intanto 3 milioni perché abbiamo superato il girone, perfetto. E intanto hanno rifiutato l'offerta per Salah. Va bene, tanto Niang te ne vai tu, è inutile che ti lamenti. Giocatore venduto, ecco qua, sei contento Niang? 31 milioni per noi. E offerta per Allan. No ragazzi, no, Allan per il momento non lo vendo. Aspettiamo un attimo, rifiuta. Fatemi un attimo prendere Verratti e poi vediamo un po'. La società mi dice che posso provare con 83 milioni e mezzo. E quindi proviamoci. Offerta veramente enorme per Verratti. Lo voglio a tutti i costi. Intanto battiamo 4-0 il Manchester United e andiamo in finale. E la finale sarà proprio contro il Paris Saint Germain di Verratti. Vedi, Verratti è il destino. È il destino. Marco Verratti. Adesso non fare dei capricci sul contratto, per favore. 230 per 3 anni. Ok. E giocatore chiave prima squadra. Questo è il contratto che ti offro. Adesso abbiamo la finale intanto di questo piccolo torneo proprio contro il Paris Saint Germain e Verratti dovrebbe essere in campo e perdiamo i rigori con gol di Verratti. E dai Verratti, perdiamo la finale ai calci di rigore. Ma ti perdoniamo noi, ti perdoniamo, non ti preoccupare. Offerta accettata, grandissimo, grandissimo, grandissimo signori. Primo acquisto, Marco Verratti, 83 milioni e mezzo. Veramente una cifra enorme. Offerta per Tonelli intanto ancora, 11 milioni e 5 per Tonelli. Ci pensiamo dopo, ci pensiamo dopo. Innanzitutto i titolari sono Verratti e Zielinski. Mi dispiace per Rakitic, lui comunque è un'ottima alternativa. Però io metto assolutamente Verratti dentro e mi tengo Zielinski che può crescere ancora. Ho bisogno però di un'alternativa di Insigne, perché è vero che Ronaldo può giocare anche a sinistra, però Ronaldo l'abbiamo messo trequartista, quindi mi serve un esterno sinistro che vada a sostituire Insigne. Oppure ho bisogno di un trequartista di ruolo che vada a giocare al posto di Ronaldo quando Ronaldo va a sinistra. E come trequartista mi viene in mente Mesut Özil dell'Arsenal. 30 anni, 88 di valutazione, 54 milioni come valore. Posso provare ad acquistare, però ovviamente devo offrire 64 milioni che io non ho. Quindi addio Özil, rimarrà il mio sogno. Stessa cosa ovviamente per Mario Götze, che vale 50 milioni ma non riesco a prenderlo. Se vendo Allan però riesco a comprare Götze. Tu ti sei lamentato un pochino, Allan. Aggiungi alla lista trasferimenti. Mi è arrivata anche un'offerta per te, però l'ho rifiutata, ma perché ancora non ci avevo pensato. Offerta per Callejon. Attenzione, Callejon, io non vorrei venderlo, a meno che non mi date 40 milioni, 8 milioni per Callejon. Rifiuta, ragazzi. Callejon, nonostante l'età, nonostante la valutazione che cala perché è arrivata a 79, mi sta comunque dando tanto. Tonelli, non lo vendo. Rifiuta. Abbiamo i difensori contati e quindi non posso assolutamente venderlo. Offerta per Allan, eccola qui, è arrivata. 20 milioni solo, solo 20. Proviamo con 30, ragazzi, ne voglio almeno 30 per Allan, dai. Fatemi questo favore, 30 milioni per Allan, che scontento anche, dai. Così ci andiamo a prendere uno tra Özil e Götze. 25 per Allan, non voglio andare più avanti di così. Donnarumma vuole parlare dell'ingaggio. Attenzione, Raiola, stai calmo. Allora, pensiamo prima a Donnarumma, che ovviamente rimane un punto
fisso della mia squadra. Offre nuovo contratto, ha il contratto in scadenza. Donnarumma vuole solo 25.000, mamma mia. E pensare che Messi ha uno stipendio di 1 milione a settimana. Offre nuovo contratto a Donnarumma, che ha praticamente la stessa valutazione di Messi. Messi 90, lui 89. È uno stipendio così, così differente. Per quanto riguarda invece, ragazzi, Allan, se io mi vado a prendere i 25 milioni, in totale vado a 50. Con 50 milioni posso prendermi Gozze, però mi sa che vogliono più di 50, vogliono 62 milioni per Gozze. E per Ozil 64, siamo lì. Non mi resta che vendere sia Allan e sia Tonelli a questo punto, per arrivare a uno dei due. Io comunque accetto, ragazzi, accetto Allan. E adesso vi spiego anche perché. Perché noi abbiamo solo due posti a centrocampo e abbiamo Berratti, Zielinski i titolari, e come riserva Rakitic e Kessié. Quindi noi quattro a centrocampo ce l'abbiamo. Per quanto riguarda Tonelli, io non so che fare, provo a rifiutare o provo con una controfferta? Dammene 20, dammene 20 per Tonelli e te lo do. Offerta per Rugani? Assolutamente no, assolutamente no. Posso chiedere addirittura 82 milioni. Rifiuta e vieta ulteriori offerte. Assolutamente no. In pratica io posso avere 160 milioni vendendo Rugani e Zuma. Ma ovviamente sono i pilastri della difesa e non si muovono da Napoli. Offerta per Tonelli 13 milioni e 5. Si fermano lì. Allora, io accetto, ragazzi, accetto questi 13 milioni e 5 per Tonelli, e provo poi a fare un'offerta per Gozze. A questo punto, giocatore venduto, ok. E intanto, di recente ho pensato al mio futuro in questo club, ho deciso di non prolungare il contratto, preferisco andare in scadenza per poi cercarmi un'altra sistemazione. E qui c'è lo zampino di Raio, la mannaggia. No, io non lascio andare via Donnarumma, assolutamente no. Non a zero, ragazzi, non a zero. Ha rifiutato il contratto. E quindi cosa faccio? Aggiungo la lista dei trasferimenti per non perderlo a zero? Vediamo un po' che cosa fare. Altrimenti lo perdo a zero, perché non posso fare un altro contratto, perché ha detto no. Comunque abbiamo la partita contro il Chievo, che andremo a giocare assolutamente in questo video, così proviamo anche Verratti. Questa qui è la formazione titolare che mi piace. Belotti ha raggiunto 87 di valutazione, Ronaldo 86, mi serve assolutamente un altro trequartista qui. Io provo a mettere anche Ronaldo, ragazzi, nella lista dei trasferimenti. Io l'ho pagato quasi 80 milioni, quindi se mi arriva un'offerta intorno ai 60 io potrei anche accettare. Comunque andiamo assolutamente a giocare, ragazzi, la partita contro il Chievo, Supercoppa Italiana Napoli-Chievo. Questa qui è la squadra e noi ci vediamo in campo. Ci siamo, ragazzi, le squadre stanno entrando in campo. Inquadrato Messi e inizia adesso Napoli-Chievo. Rugani diventa buona per Zielinski, allarga dall'altro lato per Messi. Messi dentro ancora per Zielinski, e buona Zielinski la finta. Zielinski se la porta sul sinistro, prova Zielinski! Mamma mia, signori! Quando non riusciamo a trovare lo spiraglio giusto per fare un'azione, ci pensa il talento dei nostri giocatori e cacciano fuori un tiro assurdo. Messi diventa buona per Zielinski, appoggia subito per Verratti, con calma Verratti, palla dentro per Ronaldo, prova la botta con il destro. Ronaldo, ti hanno cambiato i piedi qua, altro che valutazione abbassata. Jordi Alba allarga tutto per Insigne, è buona Insigne, fino in fondo, guarda lì che velocità, signori, che velocità. Il cross dentro per Belotti che schiaccia, e la parata di Sepe. Bastien, occhio, in mezzo a due, Bastien il sinistro deviato, calcio d'angolo. Ragazzi, stiamo attenti perché siamo al 71esimo e non riusciamo a chiuderla. E il Chievo, sapete benissimo che con un colpo di testa può segnarci da un momento all'altro. Yalov, stiamo attenti, perché da solo di là col sinistro e palla fuori. Siamo calati tantissimo in questo finale. 3 minuti di recupero. Questa qui probabilmente sarà l'ultima azione della partita. Cacciatore, no, non regalate l'angolo. Io ho il terrore di questi calci d'angolo. Occhio, palla dentro di testa. Via Ronaldo, via, potevi anche non toccarla. Zuma a vuoto, Verratti, Messi allontana via. E finisce qui. Con una sofferenza assurda nel finale riusciamo a portare a casa la terza Supercoppa di fila, e sarà ancora Lorenzo Insigne il nostro capitano ad alzare questa coppa. Eccola qui, alza Lorenzo e possiamo tutti quanti festeggiare. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, è durato anche abbastanza, quindi lo lascio terminare qui e riprendiamo magari dopodomani con un nuovo episodio. Fatemi sapere se l'acquisto di Verratti vi è piaciuto. 83 milioni e mezzo secondo me ben spesi per un grandissimo centrocampista, forse uno dei migliori al mondo, quindi sono veramente contento di averlo preso. Raggiungiamo, mi raccomando, i 5.000 mi piace per questo episodio. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bello.